Siamo arrivati alla conclusione di questo importante convegno internazionale che è durato 2 giorni e ha visto un parterre di relatori veramente di grande spessore e di livello sia culturale che professionale eccezionale. Hanno suscitato anche l'attenzione e la curiosità di tanti che ci hanno seguito in streaming e spero che questo evento lasci un qualcosa di generativo, come è stato detto. La nostra intenzione era quella di suscitare l'interesse, di creare curiosità e di fare in modo che si possano seminare quei semi che possono poi germogliare in un terreno che è sicuramente fertile come quello delle coscienze e della volontà anche dei cittadini italiani, ma penso di tutti quanti, perché noi siamo un'unica umanità in questo mondo, anche se facciamo parte di paesi diversi. E come abbiamo visto, ognuno vive le stesse ansie, le stesse angosce, le stesse preoccupazioni per i disastri climatici, per i cambiamenti climatici, per i disastri ambientali. Però ecco, da questo convegno io ne esco rinfrancato, perché vedo che c'è una volontà veramente corale di intervenire e di non perdere tempo, e questa è la cosa più importante. Naturalmente questo messaggio di educazione ambientale va trasferito alle giovani generazioni. Noi lo facciamo come nostra attività col mondo della scuola, con i ragazzi, perché il mondo della scuola è dove si formano le coscienze. E naturalmente dare questo messaggio e suggellarlo con un protocollo operativo che abbiamo firmato ieri come arma dei carabinieri e il Ministero dell'Istruzione, ancora di più rafforza una collaborazione che esiste già con questo Ministero. Noi nell'arco dell'anno incontriamo la media di 1.200.000 ragazzi che vengono nelle nostre strutture e noi ci rechiamo presso le scuole. Abbiamo attività, diciamo, di pratiche che servono anche a portare la nostra capacità esperienziale, a metterli a confronto con i ragazzi per suscitare loro anche la curiosità e l'entusiasmo, come ho detto prima, quindi con dei progetti che si chiamano il bosco per il futuro, un albero per il futuro, il bosco sicuro, l'albero per la legalità, perché all'educazione ambientale abbiamo dato anche un grande risalto a quella che è l'educazione alla legalità ambientale, quindi al rispetto delle norme e delle leggi, perché senza il rispetto delle norme naturalmente non si può consentire che ci sia una sana equità, un progresso anche e uno sviluppo della società. Naturalmente questo discorso poi si è completato oggi con la firma del patto globale per l'educazione. È un qualcosa che naturalmente ci dà onore e il privilegio di poterlo siglare e avere anche il riconoscimento del Santo Padre, che ha lanciato questi 7 punti nei quali noi ci riconosciamo e fanno parte naturalmente di quella che è l'ispirazione di ogni giorno, che ogni giorno accompagna i nostri militari che svolgono la loro attività per la sicurezza dei cittadini e per fare soprattutto prevenzione e accompagnare anche lo sviluppo e il progresso dei territori del nostro paese. La ringraziamo, generale.